営業開始だ。美しき町横浜で産声を上げてうん十年、目まぐるしく変化する時代の中、私たちが決して変えなかったもの、それはこだわり抜いたせんべいの味とお客様を大切に思う気持ちです。あなたの笑顔を作る企業でありたい。笑顔が一番、私たちは一番ホールディングスです。Buonasera carissimi, buonasera, bentornati sul canale, bentornati soprattutto su Resident Evil 2, carissimo Tier, bentornato, puntualissimo. Allora, eccoci qua, eravamo arrivati al punto in cui avevamo aperto finalmente la statua per andare al passaggio, sì, va bene, passando quindi nel percorso sotterraneo, e avevamo visto, così per me, cosa c'era dopo, così per curiosità, e in effetti l'abbiamo visto cosa c'era dopo. Quindi adesso diciamo che abbiamo il tempo per organizzarci. Aspetta un attimo che ho dimenticato come al solito di condividere le cose su Discord, se poi arriva qualcuno. Eccoci qua, più o meno. Continua, no, carica dall'ultimo salvataggio. I'm loving it qua. Oh, ci sono, eccomi. Eccolo, buonasera carissimo. Buonasera. Dai, andiamo a sgranatare il fenomeno. Allora. Vediamo che cazzo combini stasera, dai. Le assi intanto si depositano, tanto credo che nei sotterranei non mi servano un cazzo. Ma da Wong. La gemma per adesso me la tengo, che non si sa mai, mentre che mi serve. Ma la gemma mi pare tu potessi già usarla, eh? Ah sì? Non ho... Mi sa che ti sei dimenticato di prendere qualcosa. Dici? Mi pare di sì. Vabbè, allora la depositiamo, dopo ci pensiamo. Direi che mi prendo un attimo due polveri da sparo, mi faccio un pochino di proiettili per la pistola. Ok. Ne hai così pochi? Sì. Per conto che non ne ho craftate, sono le prime che crafto, queste. Tac. Beh dai, 10 munizioni incendiarie non è male. Io me ne porto 13. Così tante? No, metti caso. Non so. Tanto al limite poi le deposito. Ok. Che il piano in teoria è sparargli alla testa con la pistola per fargli aprire l'occhio e poi sgranatare tutto l'occhio, proprio colpirlo di cattiveria, farlo esplodere male. Vediamo un po' come te la cavi. Vediamo.
Sì, che dei Poi. proiettili della pistola mi sa che ne ho usati un po' troppi forse nella caserma, però è la prima run, devo un po' capire. Poi una volta che l'hai sconfitto, Sì? ti dico come lo faccio fuori io, ma non te lo dico subito perché non voglio influenzarti. Ok. Qui c'era una granata, che male non fa. Molto utile. Io ti direi, equipaggiala subito. Perché hai equipaggiato al posto del coltello, vedi? Adesso qui c'era la bimba merda. Eccola qua. Hello? Ecco, questa è la risposta della bambina al mio hello. Sì, scusate, ho fatto da mangiare poco fa. Tranquillo. Ovvio che non si muove, forza. Do you need help? Here, you can take my hand. I'm sorry, I can't understand you. You need help. Why? He's right behind you. What? Hey, Jack. Hello. Oh Ciao! Hello. Eccoci qua. You gotta be kidding me. E invece. Words ain't gonna cut it with this freak. Un divertimento. Anzi, pensavo stesse già aprendo con questi versacci. Che occhi grandi che hai! Ha aperto? Ah, ma lo apre da solo allora l'occhio, non c'è bisogno di sparargli. O gli fai danno o aspetti un Porca attimo. troia! Porca mia. Mica si è fermato comunque, ha continuato a venirti addosso, eh. Ah, cazzo! Io lo devo mettere dentro una per volta quale granata. No, no, non correre, non correre! Stai buono, stai buono! Stai buono, non correre che inciampi, ti fai male! Porco troia, non correre, ho detto! Ma porca troia! Quanto cazzo sei duro! Sta soffrendo, dai. Sì, sta anche un attimo impazzendo. Sì, Picchia volevi. Eh? le ringhiere. Picchia le ringhiere. Mamma mia.
Non sente un cazzo, Ma guarda che roba. io direi prova a sparargli un po' nell'occhio con sta cazzo di pistola, va. Un attimo che. Ho fatto una cazzata, ho fatto una cazzata? No. Non... sì. Madonna! Dove cazzo vai? Ho fatto una cazzata! Permesso! Scusi, permesso! Minchia, alla Bud Spencer intensa proprio. Quel cazzottone a martello. E porca troia. E vaffanculo. Oh, questo mi ispirato. No! Vabbè, ho capito, allora sei un po' una merda, però. Ok. Allora. Poteva andare meglio e poteva andare peggio. Decisamente. Hey, little girl. It's safe now. It's over. Are you sure? Yeah, I promise. Everything's fine. Hey, bitch. I just need you to lower that ladder for me. Will you help me find my mom? Your mom is down here? I think so. I hope so. Yeah. Of course. I'll help you. Ok. Aspetta un attimo però perché qua. Vuoi sapere come si ammazza quel tizio? Vai. Zero proiettili. Coltello. Quello lo devi solo accoltellare. Ma davvero? Non sto scherzando. Ma coltello questo qua che ho equipaggiato? Cioè tu premi Sì, spazio? sì, sì. Tu premi Fai spazio così e hai vinto? e continui ad accoltellarlo, sì, ovviamente continuando a muoverti. Vabbè, certo. Continui a girargli intorno accoltellandolo, cercando di non stargli davanti. Anche perché se non fai così la speedrun te la scordi. Vabbè, certo, È immagino. anche il metodo più veloce per ucciderlo. Ma dai, davvero? Porco diaz, sì. Non pensavo. Perché praticamente il coltello come funziona non è un hit singolo, va a frame, ok? Quindi tu se con la coltellata, se riesci a coprire uno spazio abbastanza ampio del nemico, tu lo colpisci più volte. E Ah, ok. ovviamente il coltello è un'arma pericolosa perché tu devi essere molto a contatto con il nemico, quindi ti Certo. premia facendo danni esagerati. Ok. Buttati bambina e niente. Buttati che morbido. Disuadi di stare calmissima, prima mi fai vedere cosa c'era qua dentro. Appunto. Roba. Ok.
Hai visto che si muove, bambina, cazzo dici? So, what's your mom like? She works at Umbrella. She's making an important new medicine. Umbrella? That big pharmaceutical company? My mom's always at work. I don't get to see her much. Well, hopefully you'll get to see her again soon. Okay. So, where's your dad? Ma anche la granita, sì. Work with my mom. No, aspetta. Cosa? Apri prima l'armadio a destra. Gone. Wow. Both of my parents are gone. Ma è il mio compleanno. Ora che bello. Ma quindi quella fine puoi portarmi. Puoi portarti letteralmente tutte le cazzo di armi che vuoi. Cioè, tutte letteralmente te le porti dietro alla fine. Con calma. It means we've got something in common, and that's a good thing, right? Quanto è bello graficamente sto gioco. Molto. Archieggio perfetto. Tu ti rendi conto che questo gioco sulla PS4 normale e quella Slim girava a 60 fps? Beh, buono. Here. Buono, direi. Cazzo. Come on. Ma non mi dire, bimba, davvero è chiuso. L'avrei mai detto. Chiuso. Sono tutte chiuse le porte. Beh, immaginavo. Ma tutte, tutte, eh? Beh, rumori rassicuranti. Sì, molto direi. Ma non c'è un cazzo da raccogliere. Certo. Damn it. Need a key card. Here, come help. Sei un genio, Claire. You're sure this is the way? This is how my mom took me last time. Sherry? I've been looking everywhere for you, Sherry. Brave little girl to leave your house in the middle of this mess. On the ground, hands behind your head. You can't be serious. On the ground. Che impazzito completamente questo. Sherry? Tie your hands. Why are you doing this? Shut up. Tie her. Okay, then. You tie her up now, or she dies. What's this all about? Child endangerment, for starters. Sherry, come here. What are you gonna do to her? None of your fucking business. If you hurt her, I swear to God, my brother is stars and I fuck. Sherry, get over here. What's your name? What's your fucking name? Claire! Sherry, you come with me now or say goodbye to Claire. Okay, okay, I'll go. You better be taking me to my mom.
Absolutely. Don't listen to him. He's full of shit. Stop hurting her, please! Don't tell me how to do my job. Stop! Let me go! Let me go! Obviously, nobody taught you manners. We'll fix that. Oh, yes, we will. Let me go! Let me go! I'll get you, you fucker! Ok. E la Madonna in 3 secondi già dall'altra parte del parcheggio. Minchia, un atleta. Con la panza poi. Sì. Stay safe, Sherry. Ok. Key card first. And then that asshole gets what's coming to him. Ok. E il pendaglio lì dov'è? Ah, non ce l'hai come oggetto. Perché? Non è un oggetto chiave o roba del genere, è solo il pendaglio che lei ha perso. Ok. Must be where that guy came from. Mappa centrale. Mappa centrale di polizia B1. Ok. Solo controllo ascensori. Poligono di tiro. No! 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 Minot want. Storie di Raccoon, edizione giugno. Attenzione, eroi di Raccoon City, chi è l'uomo più temuto e rispettato della città? La risposta dovrebbe essere ovvia a tutti i cittadini. Esatto, il commissario Brian Irons, terrore di ogni criminale e padre modello. Non mi sembrato, sempre no. Pronto a sacrificarsi per noi, peccaminosi cittadini. Il commissario è famoso per la sua generosità. Tra grosse donazioni all'orfanotrofio, aiuti alle donne vittime di abusi, il sostegno per la conservazione delle arti e la protezione degli animali. Ma quando riposa il nostro eroe? A questa domanda risponde sorridendo. Questa città è la mia famiglia, sto solo facendo il mio dovere di padre. Sta di cazzo, affanculo. Ok, sembra la carta di cuori. Dei di quadri, quindi ovviamente non si attiva. Ascensore diretto per l'ufficio del commissario, uso riservato. Ok. Ovviamente dovremmo attivarlo da qua. Per attivarlo da qua ci serve la chiave di quadri. Quindi torniamo indietro. Di qua? Sì, di quadri. Proprio dobbiamo, ci obbligano, va bene, andiamo dove c'è il canile. Io cosa ti devo quella, dire? Quella porta è chiusa. Sì, no, è perché è ancora rosso, vedete se c'era qualcosa da, per terra da raccogliere, ma non mi sembra. Quindi la mappa mi dà ancora rosso, però c'è un cazzo. Vabbè. Non c'è niente. Eh no, scendendo no. Al canile ci andiamo dopo. Nodo smaltimento attrezzatura. Oggetto da smaltire. Chiave della volante 7439. Dettagli. Chiave piegata inutilizzabile. Usando i pulsanti si possono ancora aprire le portiere e il bagagliaio. Ok. Se sentite casino è perché c'è Angela che sta usando il bimbi. Ok, non ti preoccupare. La consistenza è sembra ottima. Buonasera, Clappers. Ah, eccola qua la chiave, perfetto. Sono ancora i pezzettoni di patate, però. Un messaggio da Mr. Raccoon. Ciao bambini. Vabbè. Ciao bambini e bambine, sono io, il vostro amico dello zoo di Raccoon City. Tutto bene? Oggi voglio parlarvi di una cosa che mi sta davvero a cuore. Conoscete i favolosi pupazzi di Mr. Raccoon, ciao, vero? Clappers. Eh sì. Beh, un uccellino mi ha detto che ora va di moda usarli per il tiro al bersaglio. E la cosa mi rende davvero molto triste.
Ma dei bravi bambini non farebbero mai una cosa simile, vero? È super mega ultra pericoloso. Non fatelo, mi raccomando. Ci vediamo allo zoo. Un abbraccione dal vostro Mr. Raccoon. A cagare, Mr. Raccoon. Pianta rossa. Ovviamente, chiave di quattro. Ehi, bambini, non sparate a Mr. Raccoon! Ti sei un trivia, se adesso spari tutti i colpi di pistola che hai su quelle grate di ferro sblocchi un bazooka. Vai, peso tutti i coglioni con i tuoi trivia, però, fatelo dire. Vabbè, ma qui, quindi, quindi... Mi muto, aspetta. Ah, madonna, minchia, mi sono preso uno spavento, io, che cazzo è? Come va, Clapper, piuttosto, parlando di cose serie, come va lo studio della campagna? Come sta andando? Vado un attimo in bagno, torno subito. Sì. Ho letto il manuale del Master. Mamma mia, il più forte di tutti, Clappers. Chiusa? Ovviamente sì. E niente, proprio mi costringono ad andare al canile, bastardi. Dopodomani spero di iniziare a cercare robe. Nice. Porca troia! Quello era il leaker, vero? Pianta blu. Quello era Moroni. Non ascoltare Clappers. È scriptato, figlio. No, no, no. Però quando ho fatto esplodere la C4, Licker mi è saltato subito addosso, e anche se stavo camminando. Il problema è che quanto vicino gli posso passare a sto stronzo. È quello il problema. Se passi... Sì. Ok. Sì. L'importante è che non ti fermi e cerchi di stare il più lontano possibile. Deve venire molto vicino, eh. Non ti fermare. Muoviti. Che ce n'era uno sul tetto, sul soffitto, non so se l'hai visto. Ok. Ok. Cioè, andiamo all'obitorio, in un apocalisse dove ci sono i non morti. Cosa potrà mai andare storto? Eccomi. Ecco, ad esempio, questo si rialzerà sicuro, dovrò sparargli.
Referto autoptico numero 53477. Ha più paura lui, vai come le, sì, come le api. No, no, non ti fanno niente, anzi, sei grossissimo, sono loro ad essere spaventati. Nome del deceduto, Justin Hanson, maschio, caucasico, 39 anni. Referto, trovato morto nel letto di una cella del personale. Le mani sono contratte per il rigor mortis, che scomparirà presto. È probabile che sia morto appena spente le luci. Il deceduto era un noto cleptomane, condannato in più occasioni. Nonostante fosse detenuto, il suo disturbo lo portava a compiere furti anche in prigione. Bene. Congratulazioni. Infatti io sono convinto che un cleptomane non va messo in carcere, ma va curato. Come lo curi un cleptomane? E non lo so, ci sarà qualche cosa tipo psichiatria, non lo so. Ah, so. Bene, ma quindi c'è in casa? Ah. Oddio, davvero? Davvero devo aprirli tutti? Perché devo farlo alzare, poverino? Stai lì, stai in preda alle tue convulsioni, tranquillo. Prego, prego, torni pure a dormire, non si preoccupi. Io lo so che ti alzi tu tanto. Sta male non fa. Domanda, ma è normale che ci sia un obitorio dentro la stazione di polizia? Ma penso di sì, in realtà. No, che lì dove c'erano gli altri cadaveri mi sa che c'erano anche degli oggettini. Penso comunque di sì che sia abbastanza normale, cioè nel senso magari se portano lì per autopsia o cose è normale che abbiano un obitorio, anche solo momentaneo, per custodire quelli che da trasferire in altre parti. No, l'altro. Qui c'è qualcosa. Cioè, Eh ma... sì, dall'altra parte. Ah, eccellente, perfetto. Ecco qua, punti. Si è alzato anche l'altro? Sì. Questo forse è meglio sparargli, eh. Anzi no, no vai. Invece sì. Ma scusi, l'ho premuto spazio, perché? Non in tempo perché t'ha buttato a terra. Ah. Pulito. Sì, no, stavo giusto vedendo. Cazzo, adesso dovrei passare dal canile, porca troia. Già. Ma è troppo vicino quello. Cioè, quello non lo supererò mai, tipo. Come cazzo faccio? Non puoi passare. Sembra una manovella qua. Sai che mi serve quel microfono, vero? Merda, e adesso come cazzo passo io da qua? Cioè, questo non lo posso superare, come lo supero? Prova a triggerarlo.
e a scappare subito fuori. Ok. Piano piano. Hai uno flash, però non penso che serva a qualcosa. Proviamo per il meme? Se vuoi. Ma perché del resto, aspetta. Sembra sta facendo un movimento diverso. Aspetta, aspetta, aspetta. Solo l'animazione. Sa che sta lì. Ah, è vero, perché ristordisce anche a livello sonoro. Però non si è spostato da lì. Rientra velocemente a piedi, camminando. Ah, ok, no, si è spostato. Però è ancora troppo... Sì, finché è contro il muro va bene. Ah, non mi sente? No, per sentirti ti sente, però non ferma. Ah, sono tutti e due. Vai, diretto a cazzo duro, vai. Ciao, stronzi! Che culo. Quanto veloce. Porca puttana, mi sono cagato io addosso. Quanto veloce, scusami, da quando? Vabbè. Ah, adesso posso andare lì. Sì. Tua madre troia, però. Cammina. Questo prima non c'è. Ah, questo non me l'aspettavo. Curati subito. Porca troia. Io te l'avevo detto. Volevo almeno entrare nella stanza. Quando te l'avevo detto, la salvata tu più recente. E qual è? Fa vedere. 21 e 22. Tieni la testa del parcheggio. Cazzo. Niente. Devo rifare tutto il pezzo. Ma fai continuo, no? Ma mi sa che mi ricarica questo, no? No. No? Penso di no. Guarda, salvataggio più recente. Sì. Niente. Porca troia. È stato un po' figlio di puttana, però, Quando sei a pericolo, la prima cosa che devi fare, indipendentemente da che cazzo stai facendo, è aprire il menu e curarti. Subito. That bastard is the police chief?
Vedi, è quello che c'era qui. Ne ho visto uno sul muro, però poi se n'è andato a fanculo, non l'ho visto più. Sembra. No. No. Forse era l'ultima addirittura. Eh sì. Però nell'obitorio c'era ancora qualcosa, c'era un altro oggettino, mi sa. Probabilmente. Ah, giusto. Ah no, c'è una. Mi sa dove c'era la signorina con le convulsioni che c'era un oggetto, sai? No. Ah no? Qua dentro trovi la flash, l'erba, sì? La chiave. No, l'erba dove cazzo sta, scusa? Dietro di te. E il... a partire dalla porta mi pare la seconda, la terza. La terza. C'erano gli scarafaggi qua, mi sa. Sì. Sì, allora era quello a destra, forse. O quella a sinistra. Uno di quelli, comunque. Uno qualsiasi, insomma. Mettiamola così. Ah, è vero, l'erba rossa, è vero, eccola qua. Oh. L'ho dimenticato. Tanto cosa, si fa i gran cazzi suoi, meglio così. Ok, adesso ho preso tutto. E adesso però ritorniamo nel problem. Ritorniamo nel gran problem. Perché abbiamo visto anche lanciargli la flashbang non serve a un cazzo. E facciamo così. Vediamo se si spostano. Ma manco per il cazzo. Dai, ci sei quasi, eh? Devi andare sul muro, cazzo. Che
Ok. Cosa fa? L'hai visto, Tias? No, scusami, non stavo guardando. È slittato malissimo quel leaker. Proprio slittato sul muro. E adesso qui c'è l'altro buontempone. E questo adesso? Prova... teoricamente se cammini non dovrebbe romperti il cazzo, è strano. È come prima. Prova. Sei sicuro di fare come vogliamo di provare? Sì, per fo'. Rasente al muro, guarda, il meno possibile possibile. Ecco, okay. Vedi? Stronzo. Adesso dove cazzo vado? Di qua. Io mi devo allontanare un attimino. Mm-hmm. Vediamo tra poco. Ok. Ah, si sono alzati i fenomeni qua, ok. Una rossa la prendiamo volentieri. Ah, rullino, ok. Andiamo nella sala controllo ascensori. Poi da sparo qualità alta bianca, ok. Cosa abbiamo? Cos'è? Calcio per spalla. Ah, è per... questa mi sa che è per il lanciagranate, mi sa, eh. Allora, combiniamo un attimo questi due, ok. E ci prendiamo il calcio. Ok. Ora, ho raccolto tutto, sì. Allora, adesso volendo... No, perché era chiusa quella porta là dove c'erano le scale, quindi ciccia. Usiamo l'ascensore e via. Ufficio del commissariato. Ah, ok, perfetto. Siamo dall'altra parte della... Ottimo, ottimo. Della stazione. Ok. Eccoci qua. Copia email commissario Irons.
Commissario Irons, per ringraziare della sua preziosa collaborazione, ho accreditato una piccola somma sul suo conto, da usare come preferisce. Conto su di lei per tenere d'occhio da vicino i suoi subordinati, in particolare i sopravvissuti di quella villa. Aia, se necessario può sbarazzarsi di loro. WB. Commissario Irons, sono in difficoltà con il quartier generale dell'Umbrella. Vogliono prendersi i risultati delle mie ricerche, ma non tema, presto si risolverà tutto. Continui a fare ciò che le dico e andrà tutto bene. VB. Commissario Irons deve occuparsi della sicurezza del mio laboratorio. Deve ordinare ai suoi uomini di sparare a vista qualsiasi individuo sospetto. Non importa se ci sono delle vittime, anche se dovesse trattarsi degli impiegati Umbrella. G è quasi completato e non voglio che nessuno stronzo interferisca. Commissario Irons, si dia una svegliata e faccia il suo cazzo di lavoro. Le ho detto che voglio più vigilanza nelle fogne. Non sa quanto sia cruciale questo momento. Per i soldi potrò darle quanti ne vuole quando avrò il controllo, ma non prima. Non capisce? Si ricordi, lei è più che sacrificabile. Ok. Cazzato nero questo WB. Allora, facciamo così. Questa deposita, deposita, deposita. Deposita anche queste. Deposita la flashbang. Deposita questa. Poi mi dai un attimo questo, prendi, poi combina, tac, perfetto. Adesso mi occupa due spazi, il merda, però lo depositiamo. Bah, dammi la gemmina un attimo che si serve nella stazione. Ah, però aspetta, prima di ciò devo fare un'altra cosa. Beh, innanzitutto devo vedere che cosa c'è qua. Questo cos'è? Proiettili per mitragliatrice, 50, ok. C'è altro? No. Quindi i proiettili adesso li depositiamo. Ok. Fammi tornare un attimo giù perché adesso mi sono dimenticato una cosina che dovevo fare. Allora, era la chiave, chiave. La chiave di sonno della macchina, il pettine piegato, 7439. Pistola 9 mm, 10 colpi. La prima a usare caricatori bifilari. Al tempo era una vera meraviglia per via dell'alto numero di munizioni. Quale sarà meglio? Ehi, c'è pure il mirino laser questa. Ma che roba.
Lettera negozio di riparazioni. Dalla vostra descrizione della serratura elettronica situata nella collezione privata, pare sia necessario sostituire qualcosa. Per ripararla vi serviranno dei componenti per quadri elettrici. Per fortuna, il nostro addetto si trova alla centrale per riparare la campana della torre dell'orologio. Gli abbiamo affidato alcuni pezzi di ricambio e ci ha riferito di averne lasciato uno al piano 3F nel magazzino dell'ala est. Se qualcosa andasse storto o vi servisse un altro componente speciale, non esitate a chiedere all'addetto nella torre dell'orologio. Restiamo a vostra disposizione. Ok. Ok. Zan zan zan. Perfetto. Ah già, questa possiamo buttarla via. Ok. E ma mo i componenti, do cazzo. Cioè che me li ho messo nel locker room, ma visto che erano gli armadietti quelli. Thank God. The key card. Ah, ok, però sfortunatamente. Perché per la tessera magnetica qua servivano. Cioè, per gli armadietti servivano delle. Come cazzo si dice? Servivano. C'erano della lucchetta combinazione. Quindi io non so qual è la combinazione. Oddio, questo respirone era tuo, eh? Sì, mi sto soffiando il naso. Ok. Volendo dovrei anche tornare alla. Si dice. Dovrei tornare anche alla camera oscura, volendo, che ci voglio il rullino. Però capiamo un attimo. Eccoli qua. Voilà. Sala per gli interrogatori. Sì, combina.
Portagioie. Ah. Vedi che ho fatto bene a portarmela dietro. Tac. Che c'è qui di bello? Distintivo Stars. Ah, ok. Questa qui serve per portarla a qua all'ufficio Stars per la mitraglietta. Nice. Ok. Adesso andiamo all'altra porta. Porca troia. Volevi, eh? Ah no, qua quella di fiori, non ce l'abbiamo ancora la chiave, niente. Bello Twitch che non mi notifica, e niente. Come va? Dai, è stata una giornata un po' complicata. Però dai, tutto sommato abbastanza bene, dai. Adesso siamo qui, sì, sfonda tutto. Adesso cosa vuoi fare? Eh? Cosa vuoi fare? Cosa volevi dimostrare? Spiegamelo. Dimmelo. Stiamo cercando di fare qualche progresso. Però, capiamo un secondo. Sì, no, guarda. Serviva proprio una bella live con un po' di compagnia. Magari Resident Evil non è esattamente il gioco più chill per rilassarsi, però questo abbiamo. Oggi ti tocca. Per forza. Per forza. Poi domani ultima live su Omori. Non è ancora tornato Tias, mi serve chiedergli quale pistola è meglio. Rapporto in balsamazione. Cervo della coda bianca, maschio di circa 6 anni, luogo di cattura Montagne Arkley. Lunghezza 185 cm, peso 160 kg. Mi piace come è venuto, ma sono stanco di lavorare con questa robetta. Forse è ora di passare ad animali più interessanti. Tigre siberiana, maschio di circa 4 anni, luogo di cattura territorio di Chabarovsk. Lunghezza 290 cm, peso 240 kg. Ho quasi avuto un orgasmo quando l'ho sventrata e sono uscite l'interiore ancora calde. Ho ancora addosso un sudore selvaggio. What the fuck, man? Scrofa, femmina, 22 anni, luogo di cattura Raccoon City. Lunghezza 160 cm, peso 50 kg. Il corpo di questo esemplare è morbido, tenero e candido. Ed è tutto mio, per sempre. Vabbè, ok. Questo abbiamo capito che... Sono più bassa di un maiale, ci pesa di più. Sì, però il problema è che questo, la scrofa impagliata, questo mi sa che se l'è pure scopata. Piccolo trivia. Cos'è, Black Mirror? Guarda, sai che può essere. Allora, ok. Ah, una flashbang, ci sta. Claire, per favore, ok. Munizione della pistola, ci sta. Ci andiamo al terrazzo. Che bello. Hai visto? Piantina blu. C'è una scala. Sì, infatti adesso accendiamo.
Ora, Resident Evil SpongeBob, sta piovendo. Quel fuoco dovrebbe spegnersi. E invece no. Aspetta un attimo, qui non c'è nient'altro. Sei sotto un acquazzone. Ah, aspetta, qui c'è qualcosa. Chi è? Salve signora, dica. Credo sia la zia di qualcuno. Dici? Mi dà questa impressione. Oh no! Di proiettili ci vogliono per far fuori lo zombie. Troppi purtroppo. Meno che gli esploda la testa. What the hell is up with you? Sono uno zombie, che dici? Shit. Ok. Ed ecco il secondo padre di Legends che è tornato. Eccolo, salve. Ciao. Salve. Tia, ho trovato un'altra pistola, qual è meglio delle due? Fammi vedere. Ti dirò. Di sicuro quella che hai appena preso, perché contiene molti più colpi del caricatore. E sì, potresti depositare la pistola e tenerti questa. Sei no more. Ha anche il mirino laser, hai visto? Sì, l'ho visto prima. Allora, però ti avviso subito, quella pistola lì non te la devi totalmente dimenticare, perché subirà delle modifiche, eh? Ma una modifica gliel'ho già fatta, quella. Non ce n'è solo una. Ok. Tu mi lasci andare, per favore. Vai. Grazie. Bastard. Ah, proprio... Ah. È un pochino più semplice mirare con questa. Un po' sì. Ok. Ok, fuoco spento. Ma ancora tu a rompere i coglioni stai? Mo. Epico PDP. Sì. Adesso ufficio del commissario. E io mi sa che torno un attimo all'ufficio del commissariato a depositare roba. Allora sono le 10 e non è ancora andata via la luce. Spero per il meglio. Perché passi qua? Voglio tornare un attimo all'ufficio del commissariato per depositare un po' di roba, che c'ho l'inventario pieno. Ci puoi tornare anche da sotto, eh? Come da Anzi, sotto? Da quella porta lì. Quale, perdonami? L'hai appena aperta e sei tornato indietro.
E no, perché qua mi fa fare tutto il giro qua e poi c'è l'elicottero qua in mezzo a rompere i coglioni qua, eh. Ma hai spento le fiamme. Ma c'è comunque in mezzo l'elicottero, anche se adesso è spento. Cioè, non credo ci passo, c'è l'elicottero in mezzo comunque. Se ti ho detto che hai spento le fiamme. Lo so che... mi fido, dai. Ma il problema è che non ci arrivo comunque. Perché qua è chiuso. Ah no, dalla collezione privata ci arrivo. No, non è vero. Eh no, non ci arrivo perché No, qui è no. chiuso. No, cioè, allora ci deve essere un E qua scriveva modo. la manovella, però non ce l'ho ancora. No, devo per forza arrivarci da qua, nell'ufficio. Vabbè, questa depositiamola per adesso. Poi allora, chiavetto USB, check, rullino, check, quindi devo anche tornare indietro nelle altre parti. Piccolo salvataggio, molto simpatico, e possiamo andare avanti. Proprio come Ciao. te. Hai visto? Adesso mi dici, io ho spento le fiamme, andiamo a vedere sto elicottero con le fiamme spente. Quali sorprese ci riserverà? Spero in un loot proprio fantasmagorico pazzesco. Ma qua? Ah, ho preso la porta sbagliata. Vabbè. Ingranaggio grande. Due spazi, siamo veramente una merda, guarda. Ha detto grande. Ho capito. Salve. You. Oh, ma questo corre. Sì, adesso ora come faccio a correre, guarda. Su, forza, vieni, vieni. Ti è piaciuto correre? Eh? Ne valsa la pena? Ora. Munizioni però le lascio un attimo qua perché sennò mi finisce tutto lo spazio. Usa. A meno che... No, mi serve ancora, niente. Coltello da combattimento. Vabbè. Aspetta un attimo prima. Scatola componente elettrico. Ah, oh, eccellente. Esamina. Componente elettrico, perfetto. E questo è uno. Ah, ce n'era un altro. Ah, perché lì c'è il lato principale. Qui c'era stanza di snow. Sala conferenze, stanza degli interrogatori, stanza Salam calda, ufficio. aleikum. Ah, già nella collezione privata serviva. Allora, fammi andare un attimo nella collezione privata, così. Mi salvo un simpatico spazio nell'inventario. Poi cosa abbiamo? L'ingranaggio, cose. Beh, la piantina blu anche la posso mandare a fanculo per adesso.
Ma insieme anche alla granata assordente, direi. Adesso non me la porterei dietro. Ok. Quindi poi andiamo di là. Ma anche lo switchino che hai appena preso dalla scatola, lascialo giù. Ma no, vado a metterlo al suo posto direttamente, scusa. Okay. Tanto è qua, è qua. Ah, TS. Con i nuovi aggiornamenti della Switch hanno messo la possibilità di collegare cuffie Bluetooth alla Switch normale e il suonino quello là è cambiato ed è veloce come quello della OLED. Ah, ecco. Ora, dicevamo, qua c'erano munizioni, un pugnale e poi ho spazio ancora per una cosa. Poi torniamo indietro e depositiamo tutto. Allora. Tac. Tac. Ah, ok, non c'è più niente da prendere, allora andiamo a depositare. Poi mi sa che posso andare in quella porta lì per vedere cosa ci riserva quel corridoio. Deposita e deposita. Onti. Questo ingranaggio, oh boh, mi serve portarmelo dietro adesso. Ciao Angie. Ma ciao. Che adesso io andrei qua sopra. Ah, torre dell'orologio. Sì, mi serve quell'ingranaggio. Ciao Angie. Ciao. Credo che nella torre dell'orologio quell'ingranaggio mi servirà. Come questa sensazione. Fai un secondo di cat... No, dove è andato? Vabbè, grazie sua. Ma dai, ma allora sei una merda. Ma allora sei una merda. E niente, torniamo indietro. E niente, è rimasto solo l'elicottero, Tias, da controllare. Molto bene. Ok. Perché devi godere ogni volta che c'è un po' di pioggia, che lei è Madonna, o è acqua? Ma beata lei. Ho capito, ma questa è bannata, bandita da tutte le piscine esistenti sulla Terra, scusami. Ah, una piantina rossa. Vabbè, prendiamola. Male non fa. Perché non c'è più niente altro, quindi. E tu che cazzo sei? Jesus, stay back! Ma tu stai scherzando! Porca, che cazzo è sto? Ma sale pure le scale, no, vero? Ah, coglione! Ma dai, ma che cazzo vuol dire che sono le scale? Da quando? Ma dai, scusami! Io dove cazzo vado? Riprendo l'ascensore? Ah, qui non mi segue? Nelle save room mai. Ah. E c'è di buono che mi ha tipo spostato l'elicottero adesso. Quindi posso passare dall'altra parte, corretto? Mhm.
Posso andare ad esempio. Posso tornare proprio all'inizio. Eh sì. Che la cosa non mi dispiacerebbe perché posso andare a pigliarmi la mitraglietta. E posso anche aprire queste stanze qua, tipo questa qua di quadri la posso aprire. Posso andare nell'archivio. Eh sì, mi sa che devo proprio tornare indietro all'inizio, Tias. Che dici? Devi. Anche perché devo anche andare nella camera oscura, quindi qua ci devo passare per forza. Quindi vado, ta ta ta, sali, po, disfo, faccio e me ne vado a fanculo tutto dritto. Lo sento, dov'è? È su che gira. Porca troia, che è? Ma da dove cazzo sei arrivato? Ah, da sotto, era giù, era. No, verso l'elicottero. Ah già. Ah già. Curati immediatamente. Subito. Sì, un attimo, distrai calmissimo. Sto pezzo di stronzo, guarda. Dai, un signore distinto con il Eh cappello. sì, ho capito, si è distinto con il cappello. Glielo posso far saltare il cappello così per sfregio? Dove è andato? Di merda. No, no, Arthur. Dai, dov'era? Che palle! Ho capito. E quindi sono morto? Finita? Dove cazzo è la stanza? Ah, waiting room, Destra. eccola. Ok, qui in teoria non mi dovrebbe seguire, vero? Quasi. Come si? Ma come si? Ma non è una safe room questa? Ma No, questa no. scusa, come no? No. Ma c'è la macchina da scrivere, c'è la cassa, come cazzo fa a non essere una safe room? Questa però non mi cura, senti, devo usare uno spray medico, affanculo. Ma quindi adesso basta, mi segue vita naturale durante questo, fino a che... Dove cazzo devo andare? Allora. Stai in pausa, li fermo un attimo. La camera oscura è una safe room, sì? Dovrebbe essere una Sì, safe room. quella sì. Chi è? Vabbè, ma pure questo no, però. Vabbè, io che cazzo devo fare? Cioè, onestamente. Dov'è la porta? Vabbè, senti, muori, ammazzami, affanculo. Porca troia, che cazzottone. Cioè, onestamente, cosa cazzo devo fare qua? Cioè, Stucare. dai, uccidimi, dai, veloce, via. E se sei resistente?
Yeah, boy. Sì, ma cioè, onestamente io cosa devo fare? È cercare di evitarlo il più possibile. No, ho capito, ma cioè, devo andare per forza di cose. Non qua, dov'è? Lo devi seminare. Lo devi seminare e poi smettere di correre, perché sennò capisce dove sei e ti raggiunge. Però il leaker lì è veramente da figli di Troia, io te lo dico. Jesus, stay back! Ecco, non andare di lì. Ma devo andare. Devo per forza andare di qua per andare nella safe room. Così se ne va e posso passare dall'altra parte dell'elicottero. Se no, dove cazzo vado? Assolutamente no, scusami un attimo. Assolutamente no, tu te lo portavi nello spiazzo, gli facevi fare il giro tondo e tu gli passavi intorno. No, mi prendevo tre cazzottoni minimo. Ma che cazzo stai dicendo? Apri però. Allora. Allora, scale, poi. Terrazzo. Scendere le scale, andare qui, pigliare la porta. Taratatata, sala d'attesa, andare di qui. Scendere giù, ufficio alla ovest. Puoi camminare pregando di Dio che il leaker non mi rompe i coglioni. E poi si va nell'archivio. Piano piano. Quindi lui adesso non mi sente, giusto? Se faccio così, giusto? Lui non ti sente. Lui non ti sente se stai completamente fermo. Ah, quindi anche se cammino me la prendo nel culo. Se tu continui a muoverti, sì, fa fatica a sentirti perché non fai troppo rumore. Quindi ti viene a cercare in un'area molto più grande. Okay. Se tu ti metti a correre a sparare, viene a vedere esattamente nella stanza in cui tu hai fatto rumore. Vabbè, certo. Quindi abbiamo capito che in questo gioco non si corre più. Nell'atrio. Cerca di non farti vedere. Quindi stai anche nascosto dietro le colonne. Sei veramente una merda. Proprio di qua devi venire. Vai dall'altra parte, no? Sinistra, sinistra. Entra nella stanza qua. Nel magazzino opere d'arte? Sì. Mi metto in trappola da solo? No, non entra qui. Perché no? Non viene a controllare le stanze così piccole. Adesso vedi che spalanca la porta. Hello, motherfucker!
Comunque la gemma vedi che dovevo usarla dopo, non potevo usarla subito. La gemmina che dicevi all'inizio. Dai, vai. Con calma, piano. Se è abbastanza lontano puoi anche correre un po', Dici? Sì. Marvin è morto? È riseduto. Lo so che lo vedo che è riseduto. Salvato 23 volte. Oh God, no. È certo. È certo. È certo. È perché no, dico io. Qui devi... Ma... Stai zitto. Stai zitto. Ok. Armadietto 3F, DCM, ok. Armadietto 3F, questo qua presumo sia, quindi è subito sopra di me. Ok, andiamo. E salvo di nuovo. Ma sul tavolo. Cosa sul tavolo? No, non è. No, scusa, com'è che era? Ah, DCM. Munizione mitragliatrice. Adesso depositiamola la mitragliatrice. Allora. Rassicuranti sti passi. E adesso, se non mi rompi i coglioni, vorrei andare qua. E magari, già che ci sono.
anche andare qua, non mi dispiacerebbe. Io direi, vado prima all'archivio, che è qui fuori. Perché poi, per andare là, devo salire dove ero adesso. Docce, fare il giro. Ufficio Stars. E poi posso anche andare in lavanderia. Yes, 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 yes. Sempre che questo non mi rompi, non mi rompa troppo i coglioni. Se n'è andato a fanculo. Eccomi. Hello. Oh, fanculo sta chiave, via. Ah, che quella roba da mettere sul crick in biblioteca. Impugnatura crick, un'impugnatura per un crick meccanico, esatto. Porca troia. Eh già. Ah, non posso neanche correre adesso. Questa è la parte più divertente. Ah no, però in realtà, aspetta. Sì che posso. Guarda che tornare indietro da lì muori, ti avviso. Dalla stanza del briefing. Se corri immediatamente nella porta a destra, la passi e cammini verso destra per andare nella hall, allora ti salvi. Io devi essere veloce. Io avevo in mente un'altra cosa, in verità. Passare dalla stanza del briefing e farti tutto il percorso indietro nel corridoio. Eh sì. Ci muori. Come ci muoio? Perché? Perché ci muoio? Fallo, fallo. No, dimmelo, perché ci muoio? Fallo. Puoi semplicemente dirmi perché ci muoio. Cosa c'è lì? No, fallo. Non lo faccio, cammino là. Trio. Dov'è l'altra safe room qua adesso però? Dove cerca cazzo? Cerca di andare nell'altro principale, vai al piano. Hai preso la manovella? Il coso del crick, dai. Il coso del... ma il coso del crick è qua che serve. Appunto, cerca di andare nel lato principale, vai subito al piano di sopra e vai a usare il crick. Ma ci sono anche gli zombie in biblioteca, ce la faccio in tempo? Sì, vai. Perché poi conta che devo spostare tutti gli scaffali lì, eh? Li puoi spostare tutti insieme. Ok. Poi dovrei andare anche in armeria, che palle! Vai in armeria? Ho capito, devo arrivarci da qua. E questo è il problema. Guarda che ci arrivi dalla biblioteca, eh. Ah sì? Eh sì. Lounge. Lounge, corridoio. Ah, mica facendo tutto il giro così. Ah, certo. Ah, ok. Quindi uso il click e poi vado lounge. E lavanderia mi conviene aprire adesso la porta, no? Sì. Ok. Quindi... adesso devo correre subito nella porta a destra.
è subito qua. Ho sbagliato strada, che palle. Io mi perdo. Eccolo qua, qua. Ok. Ok, vai, muovi veloce. No, Marvin, non mi devi rompere i coglioni. Su. Ah, c'è stata la musica, mi ha perso di vista? Ah no, il cazzo proprio. Allora. Non ti dovevi fermare. Biblioteca, vado in lavanderia subito, mi conviene, vero? Che dici? Sì, vai, muoviti. Sì. Lounge. Ricordati di non correre in questo corridoio. Muoviti. Hai sentito, sì? Sì. Ok. Anche questa chiave scartiamo. Ok, la cassetta di sicurezza portatile. Allora. No, ho sbagliato. Questo, porca troia. Allora, perché continuo a sbagliare sta merda di cosa? Ok. Poi era questa? No, era questa. No, era quello in basso. Dios. Giù, quello. Poi? Dio. No, era quello sopra. Quello su. Ok, poi? Sì. Oh. Ok. Oppure nelle armadiette devo tornare. Perché qua ho solo uno spazio, una mitraglietta, capiamo un secondo. Ah no, beh, però conta che la chiavetta USB adesso la uso. E anche poi devo tornare anche... devo tornare anche agli armadietti adesso. Che non ci voleva sto energumino, che palle. Ma no, ma come? Ma Tias? L'hai evitato. Sì, ma hai detto che non mi cercava nelle stanze piccole. Ma cosa? Ma dove? Non entra a cercare nelle... Boh, non lo so, strano. Vai nell'ufficio della Stars, corri. No, vaffanculo, devo tornare indietro tutta.
Prendi l'ultimo a sinistra e spostali tutti. A destra tre volte. No. No, cerca di scappare, seminalo prima. Devo tornare dietro all'ufficio del commissariato. L'ufficio del commissario. L'ho già seminato. No, il cazzo, lo sento. Sì, però che menata che non puoi fare un cazzo perché questo ti trova ogni 2 secondi. Non è che mi piace molto sta cosa, non andrò a mentire. Ce n'ho una cura blu verde verde, sì. No, è una cura verde verde. Diamoci una curata. Allora, poi... Vabbè, mi porto la granata dietro. No, però no, è un po' uno spreco. Coltello da combattimento prendi, ok. Ok. Siamo a posto. Adesso cosa cazzo possiamo fare? Beh, dobbiamo spostare le cose qui in biblioteca. Ancora dobbiamo andare all'ufficio Stars. Sai che adesso mi sa che dall'ufficio Stars mi conviene fare il giro da sopra, dalle docce? Dipende, da te. Perché così riesco ad andare anche agli armadietti, più che altro. Sì. So che mi conviene. Tanto so già che mentre sto facendo le cose degli armadietti viene il fenomeno lì a rompermi i coglioni, guarda, lo so già. Beh, che cazzo.
Ha intenzione di andarsene questo prima o poi o... Boh, ma è impelagato in un loop questo? Che cazzo sta facendo? Aspettiamo. Tia, si può sapere cosa cazzo sta facendo? Gira. Gira sta dove? Cercando. Sì, ho capito, è qua da 20 minuti, basta. Non ci sono. Vedi di andare. Cioè, lo devo seminare un'altra volta da un'altra parte? Cazzo, sono venuto qua apposta perché non mi rompessi i coglioni che devo fare le cose sì, qua. Ma ascolta, ma invece che lamentarti, perché non vai e corri, cazzo? Ma perché se corro mi becca. Ma muoviti, se no stai qui fermo tutto il tempo perché lui sta girando, è qua. Ho capito, ma non giochi più, scusa. Vabbè, ho capito, ma scusa, che cazzo devo fare? Questo mi insegue, nei corridoi non posso correre perché ci sono i leaker e lui mi insegue, mi raggiunge perché è più veloce. Che cazzo devo fare? Non si può giocare, non si può fare niente qua. Ma che cazzo dici? Dai, minchia, l'hanno finito tutti quanti, ma tu ti devi lamentare. Vabbè, scusami, Non si può correre, non si può sparare, non si può fare una minchia di niente. Dai, Movas, basta che non corri nella sua stessa stanza. Non so quale sia la sua stessa stanza, non so dove cazzo è. È nella tua stanza adesso. Sarà sotto? Proprio, guardalo lì. T'ha visto? Certo che mi ha visto. Ma questo perché ti fermi a cercare, ti fermi e cominci a guardarti in giro. Se tu vai, vedi che è un po' diverso. Sapevo che devo giocare a semplificato, sapevo io. Dai, su. Ok, ha aperto una porta, adesso proviamo. Porta sbagliata, fratello. Vai, corri pure. Non mi fido. Muoviti, te lo sto dicendo io. Cosa faccio? Biblioteca o prima armeria? Biblioteca. Biblioteca. Anzi, visto che è lontano, vai in armeria, dai. Armeria, ok.
Sì, vai, 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 dalla biblioteca, vai, vai. Passando dal lounge alla lavanderia? Sì. Qua non correre. Ma dov'è? Non lo voglio non c'è sapere. più. Non lo voglio sapere. Cioè, l'ho No, c'è, sentito. c'è. Dall'altra parte. Sì, no, lo so, è che qua avevo pensato, avevo lasciato un pochino di roba da raccogliere perché non c'avevo spazio, mi sembra, forse no. Quanto occasione devi fare? Mamma, ho sentito sicuro, merda. Lettera agli agenti Stars. Ai miei cari compagni Stars, come va in quella vecchia e schifosa centrale? Il vecchio Aaron vi rompe le palle come al solito? Io sono appena andato a trovare una pollastrella. Vi lascio immaginare cosa è potuto succedere sotto il suo ombrellone bianco e rosso. L'Europa è una figata. Ah, quindi è Chris questo. L'Europa è una figata. Un mese non basta affatto per imparare a conoscerla. Forse prolungherò questa gitarella di altri 6 mesi. Barry, non metterti in testa di raggiungermi. Non vorrei far piangere tutte queste belle bambole, eh? Ci penso io a loro. Jill, se Claire prova a contattarti, dille che sto bene, ok? Chris Redfield, 29 agosto. Ok. This does not sound Ok. like Chris. Oddio, qua c'è ancora qualcosa però. Però non vedo nulla. Ma questa la devo riprendere? No, posso lasciarla qui o la devo riprendere? Prendila, rianalizzala per chiuderla e poi mettitela nella cassa, perché si può usare da un'altra parte. Adesso devo. Devo fare sta cazzo di biblioteca per forza. Oddio, dovrei anche andare agli armadietti, eh? Però mi sa che adesso prima mi conviene la biblioteca perché è la cosa più vicina. Ti giuro, però se qua c'è il cazzo di Mr. X insieme all'Iker è finita, eh? Cioè. Torni qua dentro. E così mi segue qua dentro. No, qua dentro non entra. Fidati, Come in lavanderia. qua dentro non entra. Perché c'ha paura della Stars, il merda. Ah, giusto, io ancora non ce l'ho mai venuto di qua. Ah, ok, sono ok. Immagino di dover andare alla torre dell'orologio. Però anche il magazzino alla est si apre da questo lato? Posso aprirla? Che tu sappia. Fammi vedere la mappa.
ho sbagliato. Questa qua. Che parto da qua e non si apriva. Da qui da dietro si apre? Ah sì. Ok, allora andiamo ad aprire. Vai, vai. È più precisa Starva? Sì. Eccola. Riprenditi quel fottuto coltello. Avvicinati e prendilo. Sì. Boh. Non andare di là. Di là dove? Prima questa porta. Questa? Sei già qui, fai prima qui, sì. E io volevo aprire questa per la shortcut, non mi dici prima di andare... Fidati, okay. Prima qui. Ok. Piano di riparazione. Luogo, centrale di polizia, lato ovest della torre dell'orologio. Dato il grande valore storico della campana, chiamerò uno specialista per farla riparare. Illustrerò i dettagli una volta che sarà arrivato. Nel frattempo metterò in sicurezza la campana in quanto il supporto minaccia di rompersi. Ah, qui serve l'ingranaggio, però uno piccolo mi sa che serve qua. No. Ma qua quello grande non so mica se ci sta, proviamo. Ah, invece ci sta. Lo pensavo molto più grande, devo essere sincero. Qua che c'è? Polvere da sparo grande. Ok. Vabbè, lo lascio lì quello. No, dai, non devo dire. No, non voglio far casino. Ok, ingranaggio piccolo. Ficcati qua. Via. Punti. Ok, adesso.
E adesso che ho attivato? Devo metterlo sopra dove ho trovato quello piccolo? Cioè, ma sì, ma fallo ancora un po' più di casino, no? Tanto! Tanto non è che ci abbiamo dentro un energumeno che ha il minimo sentore di passi. Sì, ha funzionato. Fammi indovinare, adesso sì che devo aprirla quella porta dall'altra parte. Componente elettrico. Adesso devo per forza andare lì in magazzino alla est per pigliare i componenti. Dai, Mister X, lo so che ci sei. Lo so che sei qui. No? No. Vabbè, accendiamo lo stesso. Anche perché dall'altra parte sono due zombie e non vorrei sparare in questo momento. È il momento. No, è il momento il cazzo. A parte che in biblioteca c'è ancora qualcosa da raccogliere, non so cosa. Primo. No, oh, avrei lasciato giù un coltello su un cadavere, sicuro. Ok. Io devo andare agli armadietti. Vai. Ma è che nel corridoio lì c'è l'Iker. E mi segue il figlio di merda, il figlio della merda qua. Piccolo problema. Ma tu di sotto ci sei andato? Di sotto... Di sotto hai una stanza da aprire con la chiave che hai, eh? Che chiave? La chiave di quadri. No, le ho finite tutte e due. Quindi sei andato anche al piano di sotto? Sì, sì, sì. Cos'è che c'era? Io dico sotto, più. Esattamente sotto di te, un corridoio. Ah sì, la stanza degli interrogatori. Sì, 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 ci sono andato, ci sono andato. Ok. Sì, l'ho fatto il jumpscare del Licker che mi salta dall'altra parte, il bastardo. E è lì che ho usato la gemmina che mi dicevi inizio live, eh? Mm.
Che c'era lì un portagioie e dovevo aprirlo con la pietrina lì. Conviene fare il giro da qua, mi sa, sai? Perché adesso sostanzialmente di cose da fare me ne sono rimaste due qui. Uno è gli armadietti, che adesso li posso aprire tutti. E poi tornare indietro lì all'ufficio del buon uomo per pigliare la tessera magnetica del parcheggio. Altro da fare adesso non mi risulta. Ok, controlliamo un attimo. Biblioteca, vabbè. Collezione privata qua è dove ci sono le cose. Qua ho fatto tutto. Qua ho fatto tutto. Stanza del briefing, c'erano sti proiettili qua, ma c'erano anche gli zombie, quindi lasciamo stare. Queste mi sa che ci riesco ad arrivare dopo. Adesso non ci posso andare qui. E mi manca la chiave di fiori che non ho trovato, non so dove sia. Per cui sì, mancano solo gli armadietti. La chiave di fiori non la trovi. A posto. Ma nel gioco intendi, proprio in generale? Non la trovi con Claire. Ah, pure, ok. Ma Marvin, ma che cazzo ci fai qua sopra? Io ho salvato? Sai che non mi ricordo, mi sa di no, aspetta, devo rimediare subito. Oh, come ci si sente bene a salvare. Allora. Ufficio alla ovest, di qua. No, lo sento, lo sento. Fa che sia dall'altra parte, ti prego. Ti prego, non rompermi i coglioni mentre armeggio con gli armadietti, ti prego. Allora, qua quelli da aprire erano 103 e 203. Che guarda, guarda qua cosa c'è. Oh, va che bello, va che bello. Finally. Ok. Ora. Sì, devo semplicemente fare il giro al conto. Quindi tac, scale antincendio, passare per la sala d'attesa e via. Sì, no, non mi conviene andare. Sì, mi conviene fare il giro dall'ala est. Marvin, dov'è di là? Quindi saliamo di qui.
giusto di qua, no? Sì. Così che facciamo prima. Allora, qui c'ho cose da depositare? No, direi di... No, beh, sì, le assi di legno adesso immagino che non mi servano. E anche questo per adesso... No, 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 aspetta, aspetta, deposita anche sto coltello. Ne ho già uno. Ok. Salvo, controllo una cosa proprio real quick. Ok. Ah, ok. Che pensavo di avere problemi un attimo per la chat, perché prima mi ha detto all'improvviso: ah sì, bravo, sei connesso alla chat e proprio in mezzo alla live, quindi cosa è successo? No, no, sembra tutto a posto. Non ha scritto nessuno, vai tranquillo. Sì, 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 no, 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 poi ho visto. Sì, di qua. Ancora? Ah. Cosa? No, niente, parlavo con Angela. Sono già le 23:21, eh sì. Oddio, un puzzle. Quanto cazzo sono belli i procioni. Ok. Ma soprattutto i capibara. No, no, i capibara proprio stile di vita assoluto, ma a me che me lo fot. Quelli sono proprio così. Bellissimi. Davide perso nei cavetti. Ecco, ci siamo. Sì, poi. Ok. Olè. Ma che cazzo suoni? Chi è che telefona a quest'ora? Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Pistola one hit che io, è certo. Hello. Good to see you again, Claire. We've got unfinished business. Come? Già. Come unfinished business? Ah, il tipo, ok. You'll find it. Sherry, all right? For now. I swear, you bastard, if you hurt her. Stupid kid. If you just hadn't dropped that fucking thing, I could let you go. Nah, vuole il pendente questo. Don't worry, Sherry. Pensiero, non volevo. It'll be all Grazie. Over soon. There has to be a way out of here. Ma in che senso? Ma come? Eh sì. Una bambola di pezza sporca. Davide. Cubo, un vecchio cubo consumato. Un oggetto molto utile. Ok.
Ecco, questa è una cosa che mi ha sempre fatto ridere, dopo la scopri. Ho capito che sono dei simboli di rilievo, quindi che devo fare? E quindi non puoi interagire, niente, non ce ne puoi fare un cazzo da qui. E te che me lo metto nel culo, cosa devo fare? Ah, ok. Punti. Tanti auguri adesso. In che senso, tanti auguri? Cerca le corrispondenze. Ah, anche quelli sopra, bastardi. Era giusto? No, non era giusto. Sì. Così. Ah, perché è Giusto. giusto, devo modificare anche questo, c'hai ragione. Ok. Ho appena visto due tacos che combattono su Street Fighter 2. What the fuck? Oh. Adesso tu dimmi cosa impediva a quella bambina di merda di strapparlo a mano? È stupida. Is this? Se provo io a camminare così, mi devono portare in ospedale. Alla Rasputin. Non capisco se è una gonna o un pantalone. Un Un pantalone. pantalone. Pantalone, pantalone. Sì, ma alzati in piedi. Alzati Non mi fido. in piedi. Non mi fido. Si è alzata da sola. Voglio vedere se riesci tu inginocchiata a farti le scale. Quanto mi fa tenerezza questa bimba vestita così. Veramente. È adorabile. No. Con i pantaloni, il gilettino. È carina. Assolutamente no. Però ho ancora fede nell'umanità perché non hanno usato il suo modello 3D per fare quello che voi sapete. Non l'hanno Oh, usato. Gesù. Ho ancora fede nell'umanità. Magari semplicemente non l'hai trovato. In realtà sì, però l'hanno fatta No, adulta. E it's him. è non lui, era e quindi modellato devo 3D. andare. Salve signorina.
Where you going, Sherry? I told you to stay put. You need to learn to listen. Leave me alone! Just please! Time to teach some manners. Questo fa male. Eh sì. You're gonna pay for this! Ah, you little shit! Oh, la Madonna, ok. Eh sì. È acido, sai com'è? Correre! You are gonna be so fucking sorry! Dove devo correre? Sopra? Sì, per forza. Help! Somebody, please! You stupid bitch, that's a dead end! Ma dove cazzo va? Devo nascondermi qua? Buona fortuna, Davide. Dove cazzo vado? Abbassati e nasconditi, abbassati! Tieniti basso. Ma l'ha chiusa a chiave, io come scappo? It's all over now. Doors locked. C'era l'altra porta di là? Devo andare in quell'altra? Shh. No. Where are you? Show yourself! I know you're in here! The longer it takes me to find you, the worse it's gonna be! Madonna, che ansia. Abbastanza. Ma stai zitta, incoglionita. This is your last fucking chance. Show yourself. Now! Devo seguirlo? No. Oh, fuck. It burns. Ok. Ah, ok, ho capito, devo chiudere la porta. Vai. Madonna, se metti dell'acqua sull'acido è peggio che peggio. In realtà no. Mi pare di sì. Per alcuni acidi sì. Non tutti, però. Is my key. I see you. Oh cazzo. Corri. Vai. Hurry. Fanculo coglio. No. E adesso? E dove cazzo vado adesso? Scappa nell'unica direzione possibile. Eh sì, poi. Cazzo!
Two Face ma vecchio. Pensa se glielo facevano nel culo. Minchia. Ok. 30 minuti prima. Good to see you again, Claire. We've got unfinished business. What are you talking about? Don't waste my fucking time. Il mostro ti ha protetto. Eh sì, abbastanza. Or Sherry dies. Pendant. What do you need it for? Do you want the girl to die? Fine. Where are you? The orphanage. The orphanage. Where is that? In the neighborhood. You'll find it. Is Sherry all right? For now. I swear, you bastard, if you hurt her. Are you serious? Sono 30 minuti di delay. Eh sì. Damn it. Tessera parcheggio. Oh, nice. Punti. Just you wait, asshole. L'hai incazzata comunque, eh? Minchia, cazzata nera. Ok. Onesto, corretto persino. Che salve se fai one shot, ma vaffanculo, tia, col cazzo. Non ci penso nemmeno proprio. Quella bambina è una pro player, ha fatto da esca per la DC avversario e poi ha fatto arrivare il jungler. Sì, palese. Ha fatto arrivare Dottor Mundo. Ponti. Com'è finora il giochino? Allora è molto figo. Però non guardati mi è piaciuto. Intorno. Cosa? Guardati intorno. Oh! Dove cazzo? L'audio è essenziale, Davide. Looks like it's the other way. Come? Devo entrare lì? Sì, devo entrare là. Ma non c'è una schivata, un qualcosa? Usa quell'erba subito. Boh, dai, li puoi aggirare. Ho preso a cazzo attorno. Mi sa di sì. Looks like the only way forward. Ecco, stavo appunto dicendo che è molto figo. L'unica cosa che per adesso mi sta dispiacendo è sto cazzo di energumeno che ti insegue nella seconda parte. Cioè, veramente, alcune situazioni converrai che sono state surreali. Cioè... Spoiler! Nell'originale, nella prima run, lui non c'è. Bene, meglio. Sali, ok. No, no! Posso sparargli subito? Oh, sì, no. È una ringhiera. No, questo poi sicuro me lo ritrovo a rompermi i coglioni. Ah, vi ero piccato pure, complimenti. Vai, ti do il premio. Perché è stata brava a scavalcare, quindi le do un premio. Che atleta, complimenti. Basto Ragnar. Una costola rotta, però sì, dai, erbette e niente dolore, esatto. Dicevo, cioè, alcune situazioni sono state veramente al limite del surreale. Eccolo qua. Boh. Era già morto. È meglio essere sicuri. Cioè, nel senso, va bene tutto, però cazzo, questo mi insegue. È più veloce di me normalmente. Non posso neanche correre perché sennò mi uccide il Licker. Cioè, ti rendi conto anche tu che è una situazione surreale?
capito, ma il Licker non è onnipresente, Dio buono. E ho capito, ma se mi segue lì e c'è il Licker, me lo prendo nel culo. Che? È lo zombie che si è rialzato, sta cercando di inseguirti. Ah no, è tornato indietro. Come fa a tornare indietro? Voto 8 e mezzo. Hanno messo 2 punti vita ai Dogos perché è più veloci? Non lo so. No, veramente hanno poca vita perché lui lo sta giocando al normale. Beh, normale, normale, cioè, è giusto. Uso anche questa quasi quasi. Vai. Eh no. Certo, che vuoi non scavalcare. Morto. Son of a bitch. God damn it. Cosa aspetta a morire questo? Oh. Si era buggato fortissimo. Però non si no. Fa male ai cagnolini. Ora avvicinati e carezzali per scusarti. Va bene. Ti perdono. Da morto. Sì, sì, sì. No! Come si chiama quella razza di cane poi? È Doberman. Doberman. Perché sempre Doberman? Perché i Doberman fanno paura. Sono carini. I Doberman sono dei patatoni, questi no però. Sì, sì. Voglio vedere come ti comporti con un Doberman impazzito davanti. Impazzito vabbè, è un conto, normalmente è un patatone il Doberman. Siccome non è che c'è un barboncino, perché a sì. Livello estetico, a livello estetico proprio l'impressione che dà un Doberman incazzato fa tanta paura. No, no, quello sì, per carità di Dio. Però nel senso, cioè, questo virus anche un pincher è pericoloso, voglio dire. No, Davide, non gliela tirare la granata. No, no, no. Spare e basta. Che? Corri, corri, corri. Corri e basta. It's gotta be the orphanage. Permesso. Sembra un drogo spettrale oscuro. Eh sì. Tantissimo. Ho un cagnolino. Ho un Rottweiler. Hang on, Sherry. Li vorresti? Con Sherry, prima che adesso. Ma adesso c'è l'abominio là dentro. Cioè, praticamente non le vanno bene le mezze misure, no? O il pisello di 4 cm o quello da 35. Io adoro il San Bernardo. Sì, ma adesso c'è l'abominio qua dentro. Io c'ho solo la pistola. Che cazzo, dove cazzo voglio andare? È un problema. Davide, ti preoccupi troppo, devi prenderla più scialla. I have the pendant! Controlla la mappa. Sherry, are you... Non... le stanze non sono rosse, quindi non cercare inutilmente. No, volevo sapere se c'era... Se c'era una casa, un qualcosa. Io non la gestisco bene l'ansia, va bene? In queste situazioni. Io per questo che... Io quello che ho detto anche a Nick, che io questa serie, questi giochi, in cuor mio, io lo so che se li avessi giocati da solo, li avrei giocati tutte la difficoltà più facile possibile, ma proprio per questo motivo. Perché non sono buono con l'ansia. Ok. William. Jesus Christ. Ah, WB, William. E che cazzo avevi capito? Questo. No, no. Cioè, era okay, per William. Dire un nome che iniziasse per la V. Ma William, aspetta, il compagno di merende di Wesker nello Zero, mica si chiamava William. Cos'è? Birkin, giusto? Sì. È lui, allora. Diario di... Se stai leggendo questo, chiama la polizia. I mostri mangiano tutti. Ci sono tanti uomini neri. Oh no, no, gli uomini neri. Gli uomini neri.
Gli uomini neri. Qua c'è scritto uomini, gli uomini neri. Aiuto, arrivano. Mamma, dove sei? Dove sei? Io mi limito a leggere quello che c'è scritto. Come io ieri che ho detto sneso invece di senso. Lo sneso. Altro spoiler, quel cadavere era figlia del sindaco. Ah, ok. Irons l'ha uccisa e la stava imbalsamando. Bene, bene così. Non voglio sapere che ci avrebbe fatto con la... Più o meno quello che avrebbe fatto con la scrofa impagliata. Sherry, where are you? Claire! Sherry, I'll be right there! E perché imbalsamare? Paura. Ciao William! No? Ok. Corre. Ciao William! Ah no, non è William, Mister E, vabbè, però pericoloso uguale. Via. Inca, adesso... dietro, fai da esca. Adesso non è che viene fuori William, fanno tipo Godzilla contro King Kong. Leccati tu, bambina. Io sarebbe veramente epica come cosa. Sherry, come on. Ma salve, bell'uomo! L'ha fatto veramente Godzilla contro King Kong, guardalo! Ah, è suo padre pure! Questo no, mi sa, a meno che non è il babbo questo. Ah, pagliaccio, stronzo, ti sei divertito a inseguirmi, hai per tutta la centrale, coglione! Adesso ti prendi quello che ti meriti. Io però non me lo meritavo. Motivo per cui mai bisogna prendere gli ascensori, esatto. Da un momento all'altro che ti salta fuori William. Wake up. Open your eyes. Hold still. Ma che cazzo sei, la madre? Sherry. Where's Sherry? Sherry. Sherry's fine. Do you know Sherry? It's an impressive display of strength. What happened to her? We have to assess the situation. Who are you? I'm Claire. I didn't foresee this. Excuse me. Where is she? Hello? What? Annette. Tell me, what happened to William? I don't know. Who is that? The creature responsible for this. What? Can you help me find Sherry? Seems to be evolving much faster than expected. Where are you going? Look, I don't have time to play 20 questions. Everything's under control. Maybe, sì, sicuramente. My daughter is not your concern. Ah, allora era la madre davvero. A giudicare da quanto te ne sta sbattendo il cazzo di tua figlia, penso che sia meglio lasciarla a Claire. Sì. Ma tutte queste munizioni per la mitraglietta, che il gioco mi stia dicendo qualcosa? Non ti pensare che la mitraglietta sia forte, eh? No, fa cagare, eh? A me non è mai piaciuta. Ottimo, quindi si va di lancio granate e basta. Oh, una casa sporro. Allora. Deposito la granata. Prendi. Oh. Ce li facciamo dei proiettilini per la pistola? Sì, che ce li facciamo, dai. Io conserverei la polvere da sparo per farmi le granate. Che erano polvere da sparo e polvere da sparo qualità alta bianca, giusto?
Aspetta, non mi ricordo. Sì, perché se allora pole da sparo normale, normale, proiettile di pistola. Bianca, bianca, mitra. Ah no, munizioni acide. Sì. Okay. E le munizioni acide sono molto efficaci. Munizioni acide, polvere da sparo più polvere da sparo qualità alta, ok. E quelle incendiarie non le posso fare, quindi. Ok. Ma c'è solo una cassa qui, non posso salvare. Ah sì, eccola qua, l'avevo visto. Rapporto su G. Il test clinico sul virus G entrerà a breve nella fase finale. Prima che nasca G, la nuova creatura che supererà gli esseri umani, vorrei provare a prevedere alcune sue caratteristiche biologiche. L'intelligenza. L'intelligenza del soggetto subirà un rapido calo, con perdita delle abilità linguistiche in pochi giorni. Quindi si perderanno le capacità logiche e il raziocinio. G sarà una creatura guidata dal puro istinto, dal desiderio di sopravvivere e riprodursi. Abilità fisiche. Per via della propria rapidissima divisione cellulare, sarà in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente. Inoltre, le sue straordinarie capacità rigenerative lo renderanno molto difficile da uccidere con le armi da fuoco convenzionali. Riproduzione. La caratteristica più sorprendente di G sarà il suo forte desiderio riproduttivo. Cercherà istintivamente degli umani dal DNA simile per innestare un embrione nel loro corpo. Ah, quello che è successo prima al buon commissario. Tuttavia, le probabilità di successo sono molto basse e se il DNA non è sufficientemente simile, verrà generata una creatura G sottosviluppata. Immagino che gli unici umani abbastanza simili siano i possibili figli biologici del soggetto. Porca troia. Sweet home Alabama. Ho capito. Ah, vi hai visto perché non hai visto cose fatte col modello 3D di Sherry? Perché ci ho già pensato al gioco normale a metterti queste idee in testa. Torno subito. Ma sta parlando dell'umano, esatto. Allora, inventario direi... Boh, per adesso il ma sai che io... Vuoi fare una bella cosa? Io mi porto dietro il lanciagranate. È quasi mezzanotte, io ti direi salva. E va fanculo. Anche perché io ho sonno e voglio andare a dormire. Sì, no, è quello che avrei fatto. Volevo solo pigliarmi anche il lanciagranate, che non si sa mai. Avevo solo queste dimensioni. Tanto adesso di spazio ne hai. Sì, infatti. Cioè, quanto mi cambia il mondo ad avere lo spazio nell'inventario per mettermi due armi? Cioè, è veramente una cosa inconcepibile. C'è qualcosa sul tavolo? Proiettile calibro 357, SLS60. Già. Ok, però non ho l'arma. Cominciano ad arrivare i proiettili Magnum. L'arma ce l'hai, in realtà. No. Solo non è ancora adatta. Ah, c'è questa pistola, la posso... Ah no, l'altra, quella pistola che ho depositato, la posso trasformare in una Magnum? Dov'è? Questa qui? SLS... T'ho detto che quell'arma... T'ho detto che quell'arma... SLS60, sì, ok. Ok. Ciao amore. Non è che sei arrivata esattamente al momento in cui stiamo per staccare, quindi... Allora, salva. Voilà. Perfetto! Ok, ci siamo. Stasera ero particolarmente stanco. Anch'io. Anzi, avevo pure anche un po' di mal di testa, a dire il vero. Ah, bene. Quindi, scusate le cappellate fatte di gameplay, ma non ero proprio in formissima. E poi... Ah, yes. Ok, fatto questo, direi che possiamo salutarci, signori. Grazie mille a tutti per la compagnia Legends. Grazie per la compagnia, grazie Irene, grazie Tias, grazie Angie per avermi fatto compagnia anche in vocale. Ma grazie a te. Noi ci sono qui silenziosi da un po'. Ah, ok, va bene. E se ci pensi, esatto. Prossimi appuntamenti. Allora, abbiamo venerdì, domani sera, l'ultima live su Omori, la 20ª, si chiude anche questa serie. Faremo quindi l'ultimo finale che ci manca e poi ci prendiamo... Esatto, domani Super Sesso Omori, esattamente. Facciamo l'ultimo finale che ci manca e poi ci prendiamo un pochino di tempo per parlarne un po' assieme. Farò un pochino un discorsetto su Omori e sentitevi liberi di chiedermi qualsiasi cosa, di discutere, eccetera, eccetera, che... Parliamo un po' di questo titolo che mi ha appena finito, perché non è una cosa che faccio abitualmente. Tias? Non sono io. Irene? Sì.
Ok. Boh, non lo so, sarà morta. Ok, dice, è sprofonda, va bene. Dicevamo, non è una cosa che faccio abitualmente, prendermi proprio una live per parlare di un titolo, di solito faccio durante i titoli di coda, o la live dopo mentre giochiamo al titolo dopo, però Omori si merita un attimo di pausa di riflessione, dopo quello che abbiamo visto ieri sera. E... ciao Irene, sei deceduta? Cos'era quel rumore abominevole? Ho chiuso la finestra. Ah, ok, perfetto. E... mentre poi vi ricordo che questa settimana Divinity non lo faremo domenica, non lo faremo domenica pomeriggio, ma faremo una puntata un pochino ridotta sabato pomeriggio dalle 2 alle 4, in modo che poi ho tempo per fare le cose che ti astusai. Quindi, grazie a tutti di nuovo, vi auguro una buonanotte, ci vediamo domani sera alle 21 con l'ultima live di chiusura di Omori, così che la settimana prossima possiamo cominciare Celeste. Signori, buonanotte e alla prossima, carissimi. Buonanotte. Ciao.